primo aprile del 1955, sotto il segno dell'Ariete, nel giorno deputato agli scherzi, viene alla luce uno dei più grandi attaccanti italiani del dopoguerra, che quasi per scherzo e senza crederci più di tanto, dà avvio alla propria carriera di calciatore. Dalla collina di Crocefieschi il mare di Genova non si vede. Apri la finestra e ti trovi circondato dai monti. Come se ti trovassi di fronte a dei difensori che ti accerchiano al momento del calcio d'angolo. Abbassi lo sguardo e cogli l'incrocio delle valli come vie di fuga verso un orizzonte più ampio, come spiragli per sfuggire alla marcatura. Però Genova è nell'aria, impregnata di salsedine. Ogni volta che il vento suggerisce uno dei suoi brontolii, che sia l'eco delle onde irrequiete o le bestemmie dei camalli che scaricano al porto. E allora, se sei di Crocefieschi, finisce che quei brontolii te li porti dentro, che ti ci abitui, come al boato dopo il gol. Se sei di Crocefieschi e ti chiami Roberto Cruz. Addirittura, dopo la trafila nelle giovanili del Genoa, il presidente rossoblu Fossati deve sudare le proverbiali 7 camicie per convincerlo a firmare il contratto da professionista. In realtà ho sempre giocato solo per divertimento e l'idea di firmare un contratto mi convinceva poco. È sì un centravanti fortissimo di testa, straordinario per la scelta del tempo, la forza che mette nello stacco, ma quella è soltanto una delle caratteristiche del suo repertorio. Rispetto al prototipo del ruvido stoccatore d'area, Pruzzo nel corso della carriera metterà in evidenza piedi quasi da trequartista, che gli consentono una gamma straordinariamente variegata di segnature e gli danno la possibilità di fungere, quando serve, da supporto all'intera manovra offensiva. Un grande finalizzatore, certamente, ma all'occorrenza anche una sponda di qualità. Le ricostruzioni sommarie della sua carriera catalogano il periodo genoano come quello dell'esordio, o poco di più. In realtà, Pruzzo, con la maglia del Grifone, disputa 5 stagioni, 3 in A e 2 in B. Vince la classifica dei cannonieri del campionato cadetto per la stagione 75-76 e soprattutto diviene uno degli attaccanti più prolifici della storia del club. Ancora oggi il suo nome figura assieme a quello di Diego Milito, Thomas Scuravi e Pato Aguilera. Con indossi colori rossoblù diviene per tutti Orei di Crocefieschi, soprannome altisonante che però rende molto bene l'idea di quanto si sia meritato l'affetto dei tifosi e le attenzioni di tutta l'Italia calcistica. Cosa c'entra Crocefieschi con un servizio sportivo? Beh, sicuramente qualcuno l'avrà già capito. Quelli che non l'hanno capito invece ci seguono. Ecco, vediamo se riesco a fermare questa macchina. Buongiorno, senta, buongiorno. Cosa ne pensa del passaggio di Pruzzo alla Roma? Ma guardi, io sono sandoriano e non mi ritengo il più qualificato a dare un giudizio, però da sportivo ritengo che meglio sarebbe se Pruzzo fosse andato al Milan o rimasto a Genova. Per la ragguardevole cifra all'epoca di 3 miliardi di lire, più il temporaneo passaggio in rossoblù di un certo Bruno Conti, viene acquistato dalla Roma, dove diverrà bomba. Buona domenica, passate a casa ad aspettare, tanto il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Lui ancora non lo sa e neanche la città stessa può avere la percezione, ma per i colori giallorossi il suo acquisto segna il confine tra due distinte epoche romaniste. È l'ultimo oneroso atto della presidenza di Gaetano Anzalone e sta per cominciare l'epoca di Dino Viola. Domenica, quando misuri la tua stanza. Il nuovo centravanti, baffuto e dallo sguardo inquieto, è il primo volto tra quelli che negli anni a seguire incarneranno una Roma finalmente rispettata, temuta
e vincente. Alle sorti giallorosse legherà il suo nome per 10 anni, fino all'estate del 1988, quando sceglierà di proseguire la carriera per un altro anno ancora con la maglia della Fiorentina. Ciao, ciao, buona domenica, davanti alla televisione. Vincerà 3 titoli di capocannoniere con la Roma, 1981, 82, 86. Metterà in bacheca 4 Coppe Italia e lo storico scudetto del 1983. La gratificazione dei numeri e della statistica ci porta inoltre a citare 138 gol complessivamente, di cui ben 106 in Serie A. Nessun dato numerico potrà però mai rendere l'idea della suggestione e dell'impatto emotivo che ancora oggi, al solo evocarli, suscitano i gol di Roberto Cruzzo. Pietre miliari di un cammino che iniziò a diventare glorioso proprio quando la firma del brontolone genovese iniziò a tracciare il sentiero. Passate ad ascoltare dischi, meno di cerchi a chi ci sta a pensare, e questo tu lo chiami amore. In una lunga teoria di reti che scandiscono l'ascesa verso successi e ambiti che la Roma non aveva mai conosciuto in precedenza, c'è spazio anche per un gol che arriva sull'orlo del baratro. Perché il 6 maggio del 1979, con l'Atalanta di Vavassori e Prandelli in vantaggio di 2-1, lo Stadio Olimpico esplode in uno dei suoi boati più fragorosi, quando Pruzzo si avventa nel cuore dell'area su un passaggio a rasoterra di De Nadai, con il tempismo della disperazione. Quel 2-2 sarà la pietra che scandirà e edificherà tutta la Roma con una soffertissima salvezza. Pareggio di Pruzzo che va a abbracciare la folla della curva sud, è il pareggio che dà la sicurezza quasi matematica alla Roma di rimanere in Serie A. Quattro anni dopo, un altro maggio, un'altra città, proprio quella Genova dei Natali e degli esordi, quando parte la parabola arcuata di Agostino Di Bartolomeo. Pruzzo è già in fase di decollo, perché gli appuntamenti col destino non si può che arrivare al momento giusto. È il colpo di testa che non vale soltanto il momentaneo vantaggio romanista. Lascia una scia tricolore attesa da 42 anni. Proprio sul terreno di Marassi, grazie a una sua rete, plana circondato dal tripudio il secondo scudetto della storia giallorossa. Ad aumentare, se possibile, la sua gioia il fatto che il Genoa, avversario di giornata, grazie all'1-1 finale firmato da Giuliano Fiorini, si guadagna la permanenza in Serie A. Un punto per laurearsi campione d'Italia, l'altro per vedere festeggiare i suoi vecchi tifosi assieme agli attuali. La Roma di Dino Viola, uscendo dalla prigionia del sogno, ha dunque capovolto la sua storia. E Pruzzo capovolge se stesso, quando occorre, come accadde a Torino qualche mese dopo. È il 4 dicembre del 1983. La Roma col tricolore sul petto in svantaggio di un gol contro la Juventus di Michel Platini. I bianconeri già contano i 2 punti di un 1-2 che pare definitivo. Alla Roma resta la speranza di un'azione, una sola. Nela lancia lungo, a ridosso dell'area, Bonetti serve di testa Chierico, che controlla con un palleggio elegante e mette in mezzo. Pruzzo vede spiovere il pallone, ma sa che non avrà mai il tempo di controllare, girarsi e tentare di battere a rete. Può fare soltanto una cosa, la fa. La rovesciata è talmente bella che chi la vede, in campo e fuori, soltanto in un secondo momento capisce che è anche vera. Tacconi le vola appresso nell'aria immobile, come il respiro di chi stenta a credere, fratturandosi un dito. È il 90° minuto più bello di sempre.
Qualche secondo dopo il fischio finale di Casarin, Galeazzi lo raggiunge sul terreno di gioco, ancora incredulo e col fiato corto. Trova le parole solo per dedicare il gol a Carlo Ancelotti, che nel primo tempo aveva visto terminare la sua stagione a causa dell'ennesimo infortunio al ginocchio. Vorrei solo fare una dedica, se mi ha permesso, a Carlo Ancelotti, che sicuramente è il migliore di noi e che una volta è stato sfortunato. E potremmo raccontarne ancora di questi gol, come quello con cui riportò la Roma in parità nella finale di Coppa dei Campioni la sera del maledetto 30 maggio del 1984. Sera maledetta perché il suo nome non era più della partita, nessuno poteva più scorgerlo nella lista dei rigori. Sicuramente il suo nome all'interno di quella lista avrebbe rassicurato un intero popolo tifoso. Oppure come quelli che grandinarono addosso al povero Zaninelli, 5 in una sola partita, in quel Roma-Avellino del 16 febbraio 1986. Quando si avviò a vincere il suo terzo titolo di capocannoniere. Ma preferiamo concludere raccontandovi il primo e l'ultimo della vita calcistica di un uomo che ha sempre mostrato se stesso per quello che è. Il primo, segnato con la maglia del Genoa, è il 3 ottobre 1976. L'ultimo, con quella della Fiorentina, il 30 giugno del 1989. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le canne. In tutti e due i casi, l'avversario è la Roma. Siamo strani, e a Netana appunto, cotte luogo. Gli è entrata e uscita dal destino oltre i confini di una carriera. Quel giorno in cui gli tocca batterla con indosso la maglia viola, giorno del saluto definitivo, lui nell'esultanza coinvolge i tifosi romanisti che accantonano l'amarezza per la sconfitta e lo abbracciano in un tripudio di nostalgia. Intacca de pria chi che saia, intacca d'udria con una maina. Gente deligan facce de mandila, vuoi che tu lo assi preferisciala. Un epilogo del genere non può che essere voluto dal dio del calcio in persona. Se chiedessimo a Roberto Pruzzo se crede alla sua esistenza, risponderebbe certamente di no. Invece esiste, e lo dimostra il fatto che ci ha regalato uomini come lui, autentici e spigolosi, come le figurine che avevano i baffi. Roberto Pruzzo, hai veramente aperto il cuore dei romani. Nel senso che Falcao, Falcao, Bonic, Bonic, ma Pruzzo, Pruzzo, la Curva Sud non aveva mai strillato dopo i 5 gol. Ma oggi è una giornata particolare. 5 gol una volta sola sono tanti. Nemmeno in allenamento? No, delle volte neanche in allenamento si segna così. Senti, come mai che 2 mesi fa non dovevi nemmeno scendere in campo e adesso sei l'uomo più importante della squadra, tutto sommato? 2 mesi fa qualcuno voleva che io smettessi, o perlomeno provava a farmi smettere. Niente, ora sono capocannoniere, ho ritrovato la condizione fisica e la voglia di far bene, tutto bene. Encha a barca do vinho e navegue em um xiscante.
emigranti d'orie, ui c'ho in dieci, fin coma ti incresciata, poi l'ora che c'è, freddi canne, venia del fici, baccan d'accorda, marsale guede sa, cane liga e ne porta, antena cresa del mare. E andale,